È stato presentato ufficialmente il gruppo consiliare del PSI di Ponte Cagnano Faiano. A farne parte i consiglieri Raffaele Silvestri ed Arturo Giglio, da poco passato fra i socialisti dopo la candidatura nella lista di Forza Italia. A rappresentare il PSI in giunta l'assessore alla cultura Adele Triggiano. Oltre alla presentazione del gruppo, la conferenza è stata anche l'occasione per spiegare le ragioni del passaggio di Giglio in maggioranza. La mia scelta di fare politica, quindi io sono un imprenditore, la mia scelta di fare politica non è stata dettata da esigenze politiche, ma esigenze di fare, di creare, di dare un contributo a questa comunità, nell'interesse di tutti. Non c'erano più le condizioni per poter andare avanti, quindi diciamo, questa scelta è stata una scelta per fare, per dare il mio contributo. Quindi io risponderò con i fatti a queste critiche. Le critiche, le accuse lasciano il tempo che trovano a persone che non hanno nulla da fare o a filosofi da tastiera. Io non rispondo a queste provocazioni, lasciamo che il tempo dia le giuste risposte. Dopo il 13 dicembre, quando è stata comunicata l'adesione da parte del consigliere al PSI, alla maggioranza, si è aperta diciamo, una fase di riflessione da parte mia e volta a valutare il mio percorso futuro. Ho ritenuto che la soluzione di aderire al PSI e quindi di coinvolgere anche il consigliere e di modificare il gruppo consigliare da insieme al gruppo consigliare del PSI potesse essere la scelta migliore sia per rilanciare l'azione politica personale, quindi la mia azione politica, che quella del gruppo, ma soprattutto per questa soluzione ho pensato potesse essere la migliore per la cittadinanza.